Tu stai ritrovando la migliore condizione dopo l'infortunio, il Pescara dovrà ritrovare i risultati in queste ultime due gare del 2018. Sì, dobbiamo compattarci un po' e ritrovare un po' quelle prestazioni che ultimamente sono venute un po' meno a mancare, ma nonostante ciò siamo una squadra che anche quando gioca al di sotto delle proprie qualità riesce a creare tante palle gol, e questa è una cosa importante. In Serie B ci sono per tutte le squadre quelle 3-4 partite, un mese di flessione. Dobbiamo essere bravi noi a farlo durare il meno possibile e a far sì che non capiti spesso, e avere quella continuità di risultati, perché penso che questa squadra possa rimanere in alto. Ma secondo te è un problema in questo momento di testa, è un problema di modulo, un problema di calo generale della squadra? Perché questo Pescara, rispetto alle prime 8 giornate, ha incontrato in queste ultime gare delle difficoltà? Non abbiamo mai subito nessuna squadra, abbiamo fatto delle prestazioni al di sotto delle nostre qualità. Verona non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto di chi vuole rimanere in alto, però niente di grave, nel senso si va avanti, la classifica per adesso ci sorride, non ci sorriderà a lungo se non diamo una svolta, quindi secondo me è arrivato il momento di ricominciare a vincere, perché abbiamo tutto per essere protagonisti. Per chiudere, Vincenzo, firmeresti per ritrovare il Pescara in questa posizione di classifica nell'ultima giornata di campionato? No, non firmerei, perché penso che questa squadra quando ha l'atteggiamento giusto come nelle prime giornate può dare fastidio a tutte queste squadre che del campionato, sia quelle davanti che quelle che sono subito a ridosso. Quindi ad oggi non firmo, perché è vero che dobbiamo fare i punti necessari per stare tranquilli, però è anche vero che non ci dobbiamo nascondere. Questa squadra quando ha l'atteggiamento giusto in un campionato livellato come quello di oggi, ripeto, a parte il Palermo non ci sono state grandi squadre che mi hanno impressionato, quindi credo che noi possiamo fare una rincorsa importante per stare in alto, nei primi 2-3 gradini della classifica.